Questa sera cosa andremo a fare? Prima di tutto andrò a leggere uno dei messaggi truffa che mi è arrivato su Telegram, non so per quale motivo, ma è arrivata una di quelle cose che anni fa arrivavano tramite mail. Adesso si sono evolute anche loro nel mentre, così a caso. Non so perché m'hanno cercato giusto me, sai, forse sarò l'unico con quel nome su Telegram. Guarda caso, ha dovuto prendere. Meno male che è una di quelle cose che puoi decidere tu se rispondere, se accettare o meno. Come vi posso spiegare? Classica email barra messaggio truffa di gente che ti dice che ti è morto un parente che aveva 1 miliardo di dollari messi da parte. Veramente da ridere. È da ridere questa roba. Di solito questi messaggi, queste mail li sentivo soltanto tramite TV. È successo a un tizio che ci credeva, anzi abbiamo anche visto questo tizio che ci credeva a questi messaggi e gli ha risposto, gli ha dato pure i soldi, gli ha dato, perché per farti ricevere questi altri soldi di questo parente morto, ti devono arrivare in una banca che decidono loro, dove tu per aprirlo devi pagare soldi su soldi. Quindi. E questo tizio intelligente ci è caduto con tutto il corpo all'interno di questa truffa. E gli ha dato tipo, non mi ricordo se gli ha dato 2000 Milioni euro come in totale, che poi gli dava un po' alla volta sti soldi. E qualcuno, un certo, come si chiamava, Joseph McLaglin, così si chiama, questo tizio ha deciso che dovevo caderci anche io in questa truffa, ma ahimè, non sa con chi ha a che fare, con uno che difficilmente ci cade in queste cose. Vabbè, secondo te devo essere proprio un fesso che devo dire, guarda, devo avere 5 milioni di dollari perché un mio parente, che nemmeno so l'esistenza di questo parente fantomatico. No, no, ovviamente. Non sono il fesso di turno, mi sembra più che ovvio. Quindi, ribuonasera Emanuele, ti avevo già salutato prima durante il follow. Dicevo, prima di iniziare comunque con questa roba, vi ricordo che si può supportare il canale con le sub col Prime, che ovviamente sono gratuiti, i bits. E le donazioni classiche, quindi se volete dare una mano. Vale. Ecco, che stavi a dire? Che sarà di Andre? Niente, non stava dicendo niente? Vabbè. E quindi, quello che andiamo a fare questa sera è leggere prima questa roba, commentarla un po' con la chat, sempre se c'è qualcuno in chat. E poi quel che succede, succede, Passiamo al giustamente. Ci spieghi? Parli, Andre, parli. Salve Desiluna, buonasera, benvenuta o bentornata, non so, dipende, dipende. Sono io con l'account nel telefono nuovo. Ah, Giustamente volevo salvarmi sull'altro salve telefono Desiluna. la tua live. Hai Ciao fatto bene. Desiluna. Hai fatto bene. Ecco. Grazie comunque per aver lasciato il follow. Grazie mille. Ecco, nell'attesa che quell'altra genia dell'altra ospite arriva, perché ha detto un minuto e arriva, ma questo minuto è passato quasi 10 minuti. Maledetta lei. Appena arriverà, gli dirò delle belle parole. Ovviamente sempre in amicizia, sempre in amicizia. Ma lasciamo stare, dai, lasciamo Oh, stare. finalmente. Ecco, finalmente, appunto.
E quindi parleremo di questa roba. Io ci ho salvato qui il messaggio, non l'ho letto da ieri quando mi è arrivato, che ho letto solo questa cosa dei 5 milioni, perché sapevo già, appena ho letto la prima riga, che diceva un tuo parente lontano del... Do cacchio era? Dell'UK? Do cacchio l'ha mandato sto tizio da... Ah, da Dubai, ah no, sta lavorando... Di dove era sto tizio, aspetta. Ah, che era morto durante il terremoto dell'Indonesia nel 2006, ma chi cazzo... Chi lo conosceva sto tizio? Chi lo conosceva? Cioè mi mettono in mezzo a certe cose solo perché devono truffare la gente per dare soldi su soldi. Maledetti, maledetti. Pure su Telegram sono arrivati sti tizi. Non bastavano gli email che fortunatamente la maggior parte mi hanno mandato in spam. Anzi, ci avrei una mezza voglia di rispondere, ma non so che cazzo gli devo rispondere. La risposta divertente ci può stare. Ma Non voglio dove è esagerare. finito? Che cosa? Sì, io, lui È non so cosa gli sparito sta succedendo qualcuno. quest'oggi. Non so cosa gli sta succedendo questa sera a lui. Entra, esce, crasha, boh. A me. Sarà la connessione del Burundi. Sarà boh, non lo so. Tu mi senti? Certo che ti sento. Certo, ti sento forte e chiaro, ma più che forte. No, forse che Che hai detto? pieno, pieno. Sanno che Strano che? stavo dicendo, è strano che tu mi senta dopo, se mi fai, che mi senta dopo un po', Parli, respiri, parli. siamo in the live. Strano, strano. Ho già Vabbè. detto. Paripapa, Diciamo che paripapom. non... Così, a caso. Talmente a caso. E quindi, poi dopo, ovviamente, se c'è tempo, se si riesce, facciamo anche dei mini giochi con la chat, delle robe. Vediamo adesso cosa fare delle tante robe. Cosa è successo Potremmo a provare casa? anche Scribble non sarebbe malvagio. Vedremo, vedremo. Ovviamente dovrò fare in modo che se si gioca a queste robe, facciamo in modo che non si bari, ovviamente, perché alcuni possono Ma bere. allora, com'è l'ordine del giorno, dai? Lo so che è l'ordine del giorno, però non mi sembra molto giusto nel giocare, cioè è come se tu vinci facile, in poche parole. Ma vabbè. Oh, finalmente ce l'hai fatta, Anto, ce l'hai fatta. Mi sa che oggi Bosco ti fa Oggi concorrenza con il lag. pom pom pom. Ti fa concorrenza. Perché lui è crashato già 3 volte. In 20 minuti di live. No, vabbè. Ecco. Avevo la pila bloccata, infatti. L'unica cosa che è cambiata da 5 Oh. minuti a questa parte è solo la posizione del computer, da quel che vedo. Ecco, ora sì che va meglio. Mamma mia. Adoro queste live perché, boh, succede di tutto e di più succede. Ecco, come non detto, è ricrashato. Bene, oggi non crasha Anto, ma crasha Bosco, stranamente. Non è ancora detto. Anto, non è che... Vabbè, non è ancora detta, non tirarti pure tu i piedi. Cioè, Peppe, vuoi? è che diamine. Ma cosa?
Ma cosa stai? Cos'è quella roba? È troca, ma cos'è? No, i semi. Cosa? I semi di cosa? Di zucca. Aspetta, ma non erano bianchi una volta? Questi qua sono già sgusciati. Perché tu ti stanchi a sbucciare, ovviamente. Ti si stancano le mani, le mandibole. Sì. Lo so, stavo scherzando, ovviamente, secondo te. Ma secondo te? Ringraziamo la mia connessione che ogni tanto mi fa degli scherzetti, fanno content ste live. Non so che fanno content, è il bello della diretta, appunto, è il bello della diretta. Ecco perché molti streamer non fanno un cazzo, si mettono a parlare del più del meno in live e poi quel che succede, succede. Perché fanno content. Hai ragione, fottutamente ragione. Anzi, gli altri del gruppo, non so che fine abbiano fatto. Spariscono sempre di più le persone. Vabbè, Anto, lo sappiamo che tu ci sei sia in chat che qui, anzi, meno male che sei in chat, così puoi moderare anche e tenere sotto controllo i troll, i trollini, se così li vogliamo chiamare. Anzi, io poi da qualche giorno non vedo trollini. Anche il disegno. Ah, è vero, stavi facendo un disegno su un tizio del BTS, credo. Sì, sono Gino del BTS. Bene, basta che non fai altre cose con quel disegno, basta che non te lo baci il disegno. No, perché lei è talmente innamorata di questi BTS. Sì, dimmi. Mi senti, Peppe? Siamo tutti bravi ragazzi qua, non dicevo a voi, perché ogni tanto appaiono qualche profilo particolare che si mettono a dire cose un po' troppo spinte. Ecco perché ho detto, meno male che c'è lei in chat. E ci sono anche io, però quel che riesco a fare, che non riesco a fare io, riesce a fare lei. E lei, posso dire che Anto, sta diventando un cecchino in chat. Pronta ci lì, sono e non ci a eliminare sono. Tutti i messaggi. Che posso essere ovunque. Madonna mia, e che? Entriamo nella che parte. Ma Bugo, dov'è? Bugo era a pranzo. A pranzo a quest'ora? A cena. A pranzo? Ma che cazzo stai avviando a pranzo? Non sa più la condizione del tempo. Mi sa che ha confuso le 9 di sera con le 9 di mattina. Mi immagino Anto che si sveglia la mattina e fa facciamo cena. Lui essere a cena. Ecco, grazie per averci ricordato. Mamma mia. Cioè, adesso avete scoperto con chi ho a che fare. Con una che non so che sostanze si prende, anzi, soprattutto oggi pomeriggio che se non uscirono certe frasi in chat, certe frasi. Ma andiamo avanti. Allora, vi faccio leggere questo messaggio che mi è arrivato su Telegram. E non è corto, è lungo. È lungo pure, cioè ci ha messo d'impegno sto tizio. Oppure era un classico messaggio copia e incolla. Oh, re ghiaccio! Lo so che non sei entrato per me, sei entrato per Bosco. Grazie mille. Allora, questo tizio in questione si chiama Joseph McLean. O McLean, come cazzo si legge? Ecco, il messaggio inizia così. Mi scusi, Giuseppe. Sono stato alla ricerca di qualcuno con questo cognome, ovvero con il mio, guarda caso. Quindi, quando ho visto il tuo nome, sono stato spinto a contattarti e vedere come possiamo aiutarci a vicenda. Sì, aiutarti a te, testani. Bene, non posso dire altre robe, perché avrei tante cose da dire a questo tizio bravo che vuole aiutare la gente ad avere 5 milioni di dollari. Ma che mi dici? Non credo tu ti sei messa a scrivere questo bordello di messaggio, Anto. Non è da te. No. Ma continuiamo. Ti saluto io. Va bene. Quando vuoi, puoi venire, tranquilla. Allora, dove ero rimasto?
Ecco qua. Il mio nome è il signor Josephine McLaglin. Il signor. Vabbè. Sto lavorando con la banca di Dubai, guarda caso, con la banca di Dubai. Poi se vado a cercare sto tizio, anzi lo vado a cercare dopo, credo che sia desiderio di Dio che io incontri te adesso. Cioè, quindi se mi ha mandato ieri messaggio, voleva che in quell'istante sarei stato a Dubai. Aspetta. Sto avendo un'importante discussione d'affari che desidero condividere con voi. Ah, mo da prima persona siamo passati alla terza persona. Così, a random, a buffo. Non ho parole. A buffo. Cioè, dalla prima alla terza persona in un attimo. Non è finito. Che credo ti interesserà, perché in relazione al tuo cognome e ne trarrai beneficio. Certo, poi io ti sgancerò i soldi per aprire questo conto bancario e questi soldi, ciao, mi salutano. Che poi non ce li ho questi soldi. Un defunto dottor Dean, cognome, ovviamente ha messo il mio di cognome, giustamente, un cittadino del suo paese, non è vero, perché non esiste un dottor Dean, che io sappia, se no me l'avrebbero già detto. Poi, se esiste veramente, non può essere parente mio. Aveva depositato, aveva un deposito fisso presso la mia banca nel gennaio 2006 per 36 mesi di calendario. Cioè, questa è andata a Dubai a depositare questi soldi. Del valore di USA 5.500.000 dollari USA. La data di scadenza di questo contratto di deposito era la 16 gennaio 2009. La 16 gennaio 2009. Questo si vede che era tradotto dall'inglese all'italiano. Col culo, con Google traduttore sicuramente. Ma di sicuro. Dimmi tutto, pappa. Puoi dire una cosa per me? Ma che te devo dire? Anzi, benvenuto in live prima di tutto. E grazie per il follow, grazie mille. Anzi, mi raccomando, condividete la live, perché qui si discuterà tanto, tanto, tanto. Allora, siamo rimasti che il contratto scadeva la 16 gennaio 2009. Bene. Purtroppo il dottor Dien è stato tra le vittime del terremoto del 27 maggio 2006 a Jawa, in Indonesia, che ha ucciso oltre 5.000 persone. Era in Indonesia per un viaggio d'affari, ed è così che ha incontrato la sua fine. Poraccio! E che cazzo! Uno va lì per fare il viaggio d'affari e ci muore col terremoto. Non puzza un po' questa storia? Un po' parecchio. Ecco, un po' parecchio, vabbè. Pure tu con l'italiano. Ma tanto sappiamo che tu sei Anto. Io posso, sono Anto. Puoi dire? Yamete kudasai. Non so il giapponese, però spero di averlo detto bene. Se è bannabile mi dissocio, signore di Twitch. Non volevo, mi hanno detto di dire questa parola che io non conoscevo. Ma andiamo avanti, siamo rimasti qui al terremoto del 2006. Mamma! La direzione della mia banca deve ancora sapere della sua morte. Lo sapevo perché era un mio amico e io sono il suo contabile. Così a random è diventato amico. A random. No, va bene. Va bene. Il dottor Dean non ha menzionato alcun next of kin here quando il conto è stato aperto e il dottor Dean non era sposato e non aveva figli. La scorsa settimana la mia direzione della banca mi ha chiesto di dare istruzioni su come fare con i suoi fondi, se rinnovare il contratto. So che succederà ed è per questo che ho cercato un mezzo per gestire la situazione. Telegram, giustamente Telegram. Perché se i miei direttori di banca sapessero che il dottor Dean è morto e non hanno alcun erede, perderanno i fondi per uso personale. Ah, prenderanno i fondi per uso personale. Cioè, quindi i fondi se li intascheranno quelli della banca. Non credo funzioni così nelle banche, se uno muore non ha eredi, che io sappia. Però questa è una tecnica per dire o ti prendi questi soldi o ce li fottiamo noi. Però in realtà quei soldi non esistono. No.
Volevi che esistesse una valigetta con 5 milioni di dollari? E quindi non voglio che ciò accada. Ecco perché quando ho visto il tuo cognome ero felice e ora sto cercando la tua collaborazione per prenderti come next kin here al conto. Dal momento che hai lo stesso cognome con lui e la mia banca centrale rilascerà il conto a tu. Non a te, a tu. Grazie per l'italiano. Un dizionario poteva essere utile. Non ci sono rischi coinvolti? Tra virgolette. La transazione verrà eseguita in base a un accordo legittimo che proteggerà te e me da qualsiasi violazione della legge. È meglio reclamare i soldi piuttosto che permettere ai direttori di banca di possederli. Sono già ricchi. Ma non era lui un direttore di banca? Quindi si sta infamando da solo, praticamente. Non sono una persona avida, quindi suggerisco di condividere i fondi equamente 50-50 entrambi le parti. E qui arriva la truffa, signori. Prima ti dicono che devi ricevere questi soldi e poi... Cosa ti dicono? Di condividere i fondi, 50-50. Quindi in realtà tu avrai, invece di 5.500.000, ne avrai 3.000 e qualcosa. Ah, non che 3.000, che cazzo sono? Di 3 milioni di dollari. Se vogliamo metterla, visto che sono 50-50. La mia quota mi aiuterà ad avviare la mia azienda, che è stato il mio sogno. Ma che cazzo di azienda devi attivare se tu fai lavoro in una banca? Credo che i soldi ce l'hai. Cioè, sta cambiando la storia in poche righe. In poche righe. Cioè, prima dice benissimo qua... cioè, la direzione della mia banca, e poi qua dice... La quota mi aiuterà ad avviare la mia azienda, che è stato il mio sogno. Si decida. La banca o l'azienda? Finito. Appunto! Buonasera! Oh, buonasera! Chi è? Seri, buonasera! Stiamo leggendo il messaggio truffa che mi è arrivato su Telegram. Cioè, ci rendiamo conto. E mi concluda questo messaggio dicendo: fammi sapere la tua opinione su questo. Ho altro da scriverti sui dettagli. Una volta che avrò ricevuto la tua risposta urgente tramite il mio indirizzo email personale, per favore, lascia che questo segreto rimanga solo tra noi due. Signori, questo segreto è sul web adesso! Sei stato fottuto, signor Joseph McLaglin! Sei stato peppizzato! Volevi fregarmi. E adesso vado a cercare il nome di questo tizio, di questo Joseph, e scopriremo la verità una volta per tutte. Sembra grazie a Andre per essere buggato. Sembra allora. No, non è Catfish. Anzi, non c'entra granché con Catfish, è una truffa. È ben diverso da un Catfish. No! Allora, cosa ho scoperto? Andiamo a cercare il tizio, sembravi Catfish. Ah! Allora, vediamo sto tizio, chi mi appare. Allora, Wikipedia. Cosa uscirà da questo Wikipedia, di questo tizio? Joseph McLaglin. È un direttore di banca? Vuole aprire la sua azienda? Cosa vorrà fare questo tizio? Cosa? Bene. Wikipedia dice. Allora, arrivano questi riferimenti da questo Joseph McLaglin. Joe McLaglin, calciatore, scrittore sportivo, gioca nel football americano, un altro Joe. Poi, Joseph M. McLaglin, morto nel 2013, nell'Accademia americana, quindi c'entra qualcosa con il militare, un altro politico della Pennsylvania, morto nel 1926, poi ancora politico del Michigan nel 1932, e questo è un altro, questi sono tutti questi Joseph McLaglin, tutti questi qua che hanno lo stesso nome e cognome,
come l'ho sgamato io, come l'ho sgamato. Mamma mia. Poi, un altro Joseph McLaglin è politico della North Carolina, nato nel 1954, quindi con la banca non c'entra un cazzo. E l'ultimo, morto nel 1999, che aveva un tenore islandese con questo Joseph Locke. No, conosco, vabbè, questo tizio che è morto nel 99. Quindi adesso, tizio che mi ha mandato il messaggio su Telegram. Tizio che mi ha mandato il messaggio su Telegram. Chi cazzo sei veramente? Io sapevo. Ma chi sei veramente? Cioè, porco il demonio. Peppe, te l'ho detto, sono io. Certo, ci credo e come, Anto. Non mi immagino nemmeno te che cerchi un nome di una persona su internet per truffare la gente. No. Anzi, se fossi stata tu si doveva scoprire. No, ti è andata male perché non sono io. Aspetta un attimo che aggiorno un po' il titolo. Oh, bello sto titolo, vai. Quindi mi ha dato pure le mail, cioè mi ha dato le mail per rispondere, perché voleva all'istante, anzi no, non è finito il messaggio, mi ha scritto buona giornata e che Dio vi benedica, anticipare la tua comunicazione, signor Joseph McLaglin. Una volta questa roba li mandavano tramite mail, queste truffe, presunte truffe. Mi mandavano tutti tramite email. Poi hanno deciso bene di cercare su Telegram, perché si sa che su Telegram non tutto arriva per caso. Anzi, mi è sembrato un po' strano. Strano che non mi hanno contattato ancora per email. Cioè, è il mio primo messaggio truffa. Il mio primo messaggio truffa. Le comiche, signori, le comiche. Veramente, non ho parole. Non ho parole, perché... Che cosa? Che detto? Andre? Sei bloccato? Sì. Eppure è strano, Anto, oggi non ti blocchi, non so. Sarà perché... Sì. Io tipo vi vedo bloccate tutte e due. Ora ti sei mosso. No, io sono rimasto così fermo per qualche secondo. No, parlavi, non, cioè la bocca invece era ferma. Vabbè, sono cose che succedono. Ecco, è crashato. Grazie mille per essere crashato. E arrivederci. Di solito dici grazie mille per il follower, in questo caso... Grazie mille per essere crashato. Vabbè, sono cose che succedono. Cioè, addirittura arrivarmi questi messaggi, cioè, io non lo so. Anzi, allora, non lo so se eliminarlo o tenerlo lì come ci meglio questo messaggio, perché la voglio mandare a qualcuno che se ne intende di truffe. Niente, Andrea oggi non è giornata. Che dici? Tienilo. No, perché ora che se riesco oggi o domani, se va in live questo tizio, entro nel suo Telegram e gli mando questa cosa, perché veramente le comiche lo voglio mandare, perché voglio che vengano sgamati una volta per tutti questi tizi. Devono essere sgamati una volta per tutte. Non mi sembra giusto che si faccia così, cioè, non mi sembra giusto. Non so che dire, giustamente. Ti trovi un messaggio del genere, così arrivato a caso? Cioè, che poi tutto non arriva per caso, però questa volta...
Anzi, secondo me questo tizio si aspettava che io avessi risposto dopo aver visto quella somma abnorme, sicuramente, perché io so come funziona la mente loro. Sì, di sicuro. Sì, avrebbe visto la mia risposta, mi avrebbe mandato tutti i dati per mandare i soldi, io avrei mandato un botto di soldi, un pozzo di soldi, e poi sarei rimasto con le mani in mano. Non so se tu c'eri, Anto, l'altra volta quando abbiamo visto quell'intervista sulla Iene del tizio che veniva truffato, dove ha dato un, non so, 2000 euro di soldi a sto tizio. Mi sembra di sì. Praticamente la stessa cosa mi è successo. Mi sembra che c'è. La stessa identica cosa. Solo che io non ho fatto niente. Il tizio invece dell'intervista ha continuato perché pensava che veramente arrivassero quei soldi. Andre, ci sei in chat? Ci sei? Meno male che ci sei in chat. Andre, ci sei in chat? No, perché gli altri sono scomparsi dalla chat, quindi. E sì, quindi. Ma sono serate che fai conto anche su TikTok, eh? Che cosa? Fai conto che... No, questa cosa qui è che spariscono. Perché vabbè, praticamente... Ma è strano, solito... che a me ultimamente fanno così, perché prima qualcuno e qualcuno rimaneva. No, ma di solito, tipo, al mio leader, appena entra nella live, gli arrivano, che ne so, minimo 15 persone, dalle 15 persone in su. Sì. Tipo, appena aperto. Poi, vabbè, verso la fine rimaniamo qui 9-10, quelli, diciamo, più attaccati. Vabbè, sì, mi sembra più che giusto. E poi? No, non mi dire che anche tu mi vuoi abbandonare, Anto. No, mi sono bloccata, ok. E invece, tipo, ieri all'inizio sono entrate tipo due o tre persone. Ho detto, come devi fare con ASICS? Come ASICS? E chi è ASICS? Ah, sì! ASICS, se non erro, l'ho visto da un altro streamer che guardava sti video, che rispondeva a questi messaggi truffa! È vero! Non mi ricordo, che era lui, mi sembra, questo ASICS, che rispondeva ai messaggi truffa. Ma voglio fare in diretta, raga! Ditemi e io rispondo a questi messaggi. Sì, che poi ha mandato un link per, diciamo, scoprire la sua posizione. Sì, è vero. Me lo ricordo adesso perché me l'ha fatto vedere un altro streamer, questi video. Voi ditemi, lo dobbiamo rispondere in live? Però mi suggerite voi cosa devo rispondere. Sinceramente, perché non so nemmeno che cacchio gli devo dire a sto tizio, con tutta sincerità. No, vabbè, se ne dobbiamo creare una risposta ad hoc nel caso, cioè. Mandalo a cagare, non sarebbe malvagio l'idea. Non sarebbe malvagio l'idea. Cosa potrei chiedere? Oddio. Non voglio rischiare, sinceramente. Dovrei crearmi un'email. Si potrà fare. Si potrà fare. Però ti devi Però in creare realtà non sono un'email. esperto come lui nel rispondere, sinceramente. No, mi hai dato una bella idea, però adesso stavo pensando se fattibile o meno, perché mi sembra un po' infattibile, conoscendomi. Non voglio rischiare, non voglio rischiare, però No. la mezz'idea poteva No. venire. Sì, ma Fallo, voglio fallo, vedere. fallo. Ah no, non c'è nemmeno il numero telefonico, è vero, perché non si vede il numero telefonico su Telegram. Aspetta. Ah no. Si vede No, se ce l'ha perché messo. che quello è il problema. Quello è il problema. Lo Cioè, se non stavo l'avessi vedendo. privato. Aspetta, ma
è un profilo particolare, perché lui c'ha anche il link del profilo. Risulta un link nelle info. Prova a vedere, prova a andarci. Di un Telegram. E mi appare un gruppo Telegram hashtag 92 dove ci sono foto di coreani. Ma che cazzo? Veramente, non sto scherzando, mi è apparsa una foto di coreani. Sono sincero. Ma mo te lo faccio vedere. Mi è apparso questo nel link che ho cliccato. Aspetta, se appare. Ecco. Aspetta un attimo. Mi è apparso questa roba. Mi è apparso questa roba. Questo mi sa che... Ma questo è BTS. Mi è apparso lui in questo canale con un iscritto poi. Aspetta, fermo. No. No, vabbè. No. Cioè, ti rendi conto? Dal profilo di sto tizio, nelle info ci ha messo questo link. Riesci a mandarmi il link? Sì. In teoria, se riesco. Cioè, è proprio assurdo. Perché allora, c'è un sito che è simile a Instagram, dove praticamente... no, è Telegram, è Telegram. È Telegram il link, tranquillamente. Oh, ok. Se ci riesci, mandamelo sempre su Telegram, volendo. Cioè, non mi sembra normale. Voglio vedere se è proprio uno dei BTS, mi sa di sì, però. È uno dei BTS, perché sotto stava scritto la descrizione. Che poi c'è un iscritto. No, vabbè. Sì, oh, te l'ho detto io che è Jin dei BTS. Sì, ma cosa c'entra questo tizio che mi ha mandato, che ha messo nell'info questo lì? Cosa c'è di nascosto in questo tizio? Cosa c'è di nascosto? Cosa ci vuole nascondere questo Joseph? Beh, non credo. Dalla foto... una bella foto. A quanto pare. Il tizio in questione dovrebbe essere lui. Classica foto presa da internet. Cioè... Anzi, perché non andiamo a fare una ricerca di immagine su Google? Mamma mia. Oh... Catfish mi sta imparando tanto. Ah, mi ha trovato semplicemente Hong Kong. Lo sfondo del tizio mi ha trovato, nulla di che. Mi ha trovato semplicemente Hong Kong. Non mi ha trovato il tizio in questione. Non so che dire, non so che dire, sinceramente. Sinceramente, sono rimasto senza parole. Vorrei rispondergli in teoria, però sono un po'. E poi perché ha messo? Perché poi ha messo la foto di uno dei BTS? Guarda caso, no, ha messo il link del canale dove ci sono la foto. Ma del c'era BTS. Un iscritto, c'era un iscritto e basta. E chi è questo iscritto? Boh. Ma è assurdo, cioè, è assurdo. Che sicuramente questo messaggio sarà scritto con un traduttore dall'inglese all'italiano. Ma non sono sicuro, sono sicuro io. Aspetta, adesso controllo se si può vedere. Ah, non è vero, nei canali non si può vedere l'iscritto. È vero. Mi dimentico sempre questa roba. Vabbè, vabbè. Sono dettagli, quindi se un giorno vorremmo rispondere a questo tizio, preparatevi il messaggio che dovremmo inviarlo, perché secondo me potrebbe uscire un grande format. Rispondiamo agli hacker.
sarà un format che tutti ci invidieranno. Sarà la cosa più ambita. Anzi, devo prendere spunto anche da ASICS per alcune cose. Devo imparare un po' le tecniche. Devo vedere quanti altri col mio cognome esistono su Telegram. Perché sicuro l'avrà mandato a tutti quelli col mio cognome, sicuro, dicendo che cercava proprio me. Sempre se questo tizio non aveva fissato già il mio profilo. Babbo, penso io che l'ho messo il cognome, ma lo dovevo mettere per questioni di lavoro, perché Telegram lo utilizzavo per il lavoro che già avevo, quindi. Non so che dire, follettini e follettine, non so che dire. Sono sicuro che a qualcuno prima o poi arriverà un messaggio del genere. Ma la cosa bella, sai qual è? Sì, dimmi. Sai qual è? Che ti ho detto che era Gino dei BTS. Ma lo sai che sta facendo proprio lui? Guarda caso. Tutto succede per caso. Cioè, ma io boh. Senza parole. Il bello non è che, diciamo, ti fa capire precisamente quel che succede. Ti ha spiegato, sì, una parte della storia, che questo tizio è morto durante questo terremoto, questa roba. Però, allo stesso tempo, ha detto che anche lui vuole i soldi, allo stesso tempo. Cioè, vuole fare metà e metà, quando in realtà... Comunque, ragazzi, no, non sono io. Che cosa? No, quel messaggio là non l'ho mandato io, anche perché è troppo lunga da scrivere. Ma è ovvio che non sei tu, Anto. Si doveva capire se fossi stata tu, cioè. E anche perché... L'abbiamo sgamato il tizio, possiamo dire. Almeno dalle ricerche di Google non esce niente, di banche, robe varie. Poi non mi ha dato nemmeno il nome della banca, mi ha detto solo la banca che c'è a Dubai. Come se ce ne fosse una, sicuramente. Sì, ce n'è una, guarda. Ma che condoglianze, che nemmeno conosco sto tizio. Veramente, lo vorrei mandare alla polizia postale sto messaggio, farlo rintracciare. Anche se sarà difficile rintracciarlo sto tizio, perché sicuramente avrà uno di quei profili usa e getta, che lo utilizza una volta e poi lo lascia nel dimenticatoio. Anche se... no, loro sono troppo furbi. Non tutti, però, perché da quel che mi ricordo dal video di ASICS, un tizio è stato sgamato. Altri tizi invece non volevano cliccare sul link per paura di essere sgamati. Quindi dobbiamo trovare qualcuno che sa fare quelle cose dove si rintracciano le persone, almeno riusciremo a capire. Ma sì, tanto a me non me ne frega una ceppa di quel tizio, sinceramente. Sono sincero, non me ne frega una ceppa. Vabbè, ma era divertente. Sì, era divertente, diciamo. Anzi, era abbastanza nonsense. Perché prima dice di essere direttore della banca, perché dice della mia banca, poi una certa fa, ma quei soldi mi sarebbero utili per realizzare il mio sogno. A tizio, se vuoi i soldi, non chiederli così. Cioè, c'è gente che lo fa molto più spudoraticamente tramite le live. Quindi, perché rischiare?